Ogni anno a Napoli spetta il triste primato per i traumi da petardo. Quando si rimane vittima di traumi da petardo, fate uscire il sangue, non lo trattenete perché la polvere da sparo e il materiale pirotecnico porteranno infezioni di una certa importanza. Lavatelo con garze sterili, tamponatelo e portatelo al pronto soccorso di appartenenza. Non raccogliete i fuochi inesplosi da terra che provocano i danni peggiori, sono quelli che danno le lesioni più gravi e permanenti. In un attimo è possibile perdere la mano completamente e per ricostruirne almeno soltanto una parte ci vogliono diversi interventi e anni di fisioterapia e di cure. Anche tu fai come me, dici no ai botti pericolosi.